L'involucro di quella bomba ad antimateria non è ideato per i lunghi tragitti. Le trappole magnetiche per l'antimateria sono delicate. Un forte urto, una guida spericolata o un trasporto sbilanciato possono compromettere le trappole. Qualsiasi anomalia nell'involucro farà scattare l'allarme. Se si attiva, stai sbagliando qualcosa. E se si attiva la bomba, ci ritroveremo in un bel guaio. Uno di quelli senza rimedio. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha. Siamo tornati con Death Stranding e quello che avete sentito all'inizio della puntata è realtà. Sono quasi arrivato al centro di Mountain Not City, scusate, e è stata probabilmente la traversata più difficile che ho fatto. Perché ho dovuto attraversare il territorio dei muli. In pratica mi sparavano a vista. C'era una mezza possibilità di andare più veloce, ma ragazzi, mi teletrasportava direttamente nel territorio dei muli. E questo è stato difficile perché loro sparavano e se io venivo colpito da questi colpi, ovviamente la bomba che portiamo lì sulla schiena esplodeva. Quindi ragazzi, immaginate, ho dovuto fare tutto a piedi senza l'ausilio dei mezzi, che forse probabilmente mi avrebbero velocizzato. Ho attraversato tutta una montagna clamorosa, anzi forse ve lo faccio vedere proprio appena arriveremo. Qui c'è un'asfaltatrice che utilizzerò. Ragazzi, è stata tosta, ma prima di ogni altra cosa vi devo dire che ho letto delle informative, insomma, lì, sempre lì nei dati. Vi ricordate che avevamo sbloccato dei chip di memoria? Non so se ve l'ho già detto anche nelle altre puntate, ma questi chip ci danno accesso a dei diari segreti. Ho letto tutti i diari segreti che ho sbloccato fino adesso. Praticamente, ragazzi, ci danno una panoramica migliore su un determinato personaggio, perché quei diari di uno sconosciuto in realtà non sono proprio di uno sconosciuto. Vabbè, adesso ve lo faccio vedere. Non posso fare niente, ovviamente. Beh, le condizioni dovrebbero essere buone. Oddio, non lo so, perché comunque ci hanno sparato addosso. La cronopioggia è caduta incessante, però se avessi avuto lo spray riparatore sarebbe andato meglio. Però guardate, ragazzi, che girone mi sono dovuto fare, guarda che giro, ragazzi. È stato lunghissimo, è stato tosta perché ho dovuto fare tutto a piedi, come detto, ma ce l'abbiamo fatta. Cosa cazzo credi di fare, Bridges? La rete che stai costruendo trasmette brutte cose, roba da cui è meglio stare alla larga. Pensavo che voi altri l'aveste capito. Non vogliamo avere a che fare con la rete chirale o con le UCA. Quella voce, sei tu, mamma? Hai battuto la testa, mamma? Mamma? Non sono tua madre. Quelli come te non ce l'hanno una madre. Va bene, basta giochetti, mamma. Forse non mi hai sentito, bello. Mountain Not City sta dicendo a te e alle UCA di andare a farmi un giro. Se andate avanti così, ci riporterete dritti dritti verso un altro Death Stranding. Non ti abbiamo chiesto di venire a dirci come vivere le nostre vite. Decideremo per conto nostro, grazie mille. Da te non vogliamo altro che una consegna ogni tanto. E basta. Parli a nome della città? Proprio così. Comando io qui. Mi chiamo Lockley. Lockley? Aspetta un attimo, ti devo parlare. Tu sei un tecnico, no? Ascolta, va a casa. E non tornare. Ascoltami, mi serve il tuo aiuto. A noi non serve niente da te, Bridges. Stai solo peggiorando le cose. Lockney, ragazzi, è uguale a mamma. Io non ho notato la somiglianza. Vediamo un po'. Dai, mi dispiace per questa faccenda, Sam. Lì è lei che comanda. E non ha certo paura di usare le maniere forti. No. Abbiamo bisogno di lei e della sua gente. Abbiamo già perso troppe persone. Senza Mountain Not City, né la rete chirale né le UCA saranno mai complete. E adesso? Allora, ecco il punto. Sam, Lockney è la sorella gemella di mama. Era nella Bridges 1. Anche lei andò a Ovest. Secondo gruppo, come mama. Mama ovviamente non è il suo vero nome. Lei si chiama Mullingen. Ma entrambe dei geni ed entrambe dotate di Dooms. Mama è specializzata in fisica applicata. Lockney in fisica teorica. Mama ha progettato l'hardware del Cupid. Lockney il software. Sostengono di poter comunicare anche a distanza. Dicono che grazie al loro legame speciale. Non so come sia possibile, ma ti dirò una cosa.
Senza di loro, la rete chirale non esisterebbe. Erano così legate da sembrare la stessa persona in due corpi separati, il che potrebbe spiegare come riuscirono a sviluppare il Cupid. Ma litigarono dopo l'incidente di Malingen. Lochne lasciò la Bridges e tagliò i ponti con noi. Non so cosa sia successo, ma senza Lochne i nostri piani per riunificare l'America sono destinati a fallire. Non ti sto chiedendo di ficcare il naso nei loro affari personali, però se lo facessi, forse potremmo capire in che modo convincere Lochne. Sarebbe fantastico, perché senza di lei possiamo dire addio alla riunificazione dell'America. Nel frattempo, se ti venisse un'idea geniale, mettila pure in pratica. Tipo di prostrarmi ai suoi piedi e pregarla con tutte le mie forze. Adesso è parlare con mamma? Attenzione ragazzi. Quindi, fermi tutti. Sono due geni, sono uguali. Una appoggia il desiderio ricostruzionista della Bridges, l'altra lo denigra e lo rifiuta. Allora, fermi un attimo. Non abbiamo nulla da fare. Quindi questo ragazzi mi puzza che adesso appena giriamo i tacchi, qua succede il panico, scommettete? Tra l'altro ragazzi, guardate in che posto siamo. Cioè qui, non so se è la densità chirale, non so che cosa è, ma che ha creato tutto questo. Non siamo proprio in un posto normale, diciamo. Qui fluttuano le rocce. Ah ragazzi, ecco come possiamo fare. Andresti a parlare con mamma? Buone notizie, Sam. Pare che la bomba ad antimateria possa arginare la diffusione del cadrame, che era poi il motivo per cui stavamo andando qui. Però la buona Lochne è intervenuta e ha fermato tutto. Guardate un po'. Potresti far visita a mamma per parlarle? Ho la sensazione che se si rivolgessero di nuovo la parola potrebbero ricucire il loro rapporto. Quindi ragazzi, tutte quelle cose che mi hanno dato, infatti c'è scritto qui, ti ho lasciato delle provviste che ti aiuteranno ad arrivare al laboratorio di mamma sano e salvo. Ora ragazzi, qual è il problema? Non posso fare il salto e io sto qui. Il laboratorio di mamma è fucking lì. Cioè, nel senso, devo arrivare almeno qui per poi fare il salto e andare da mamma, che mi pare che dove cacchio stava mamma. Mamma stava qua. Laboratorio di mamma. Quindi capite ragazzi? Comunque da qui almeno devo arrivare fin qua, che c'è un ricovero online. Questo personaggio già lo odio, cioè che mi costringe a rifare tutta sta strada. Ragazzi, per l'autostima, vabbè. Vedete ragazzi, vado. Non so se ve l'avevo già fatto vedere, ma in caso, eccoci qua. Ah vabbè, la pioggia. Vedete, quello è un rifugio. Un rifugio che funge esattamente come città. Come detto, vedete, io potrei anche andare ancora avanti. Amore mio, che demonna. Giustamente, vedete ragazzi, se riuscite a costruire un rifugio, guardate quanti mi piace Becchi. Bravo, 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 bravo. Ti voglio bene, guarda. Ma è randomica, penso, l'uscita dei vari ricordi, eh. Non so più parlare ragazzi perché sto registrando un sacco di tempo e non ho preso il caffè. Il caffè, ovviamente. Oh, a Natale. Qui per te, Lisa. Oh, Cliff, non avresti dovuto. Cosa sarà mai? Cosa sarà mai? Oh, guarda. Un berretto. E tu li adori. Oh, e che cosa c'è per te, creaturina? Magari vuoi che lo apra io? Oh. Oh, e che cosa abbiamo qui? Che cosa abbiamo qui? Un astronauta. Devo dare un regalo anche al mio amico. Io non ne avrò più bisogno. Ho smesso di combattere. Sei tutto ciò che conta per me. E ho deciso di rimanere qui con te. E il mio amico saprà che cosa fare con questa. Beh, buon Natale. Oh, 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 quali cose si complicano. Ragazzi, mi è venuto un flash.
E se questo ricordo che stiamo vivendo fosse più o meno quando si è creata quella grande voragine che ha inghiottito Manhattan? Perché mi è venuto in mente che magari gli esperimenti che ha condotto quell'uomo, Cliff, con i BB e tutto quello che stavano cercando per trovare una spiegazione al Death Stranding, e se tutto quello che poi ha creato quella voragine, perché sappiamo che una forte intensità chirale crea poi quello per cui noi siamo stati risucchiati, no? Quando l'abbiamo incontrato Cliff, che è tipo, non so, disperso nelle faglie del tempo, mi sembra, no? E se fosse proprio quello, ragazzi, e in più, Cliff c'ha lo stesso squarcio che abbiamo noi sulla pancia. Vabbè, questo non l'ho sottolineato abbastanza, secondo me, però ci sta anche quello. Allora, io ho la moto. Posso andare da mamma? È passato un sacco di tempo, ragazzi. Ciao, Sam. Grazie di essere tornato. Ho una cosa per te. Queste sono le tue nuove M-Link. Alla funzione di terminale ho aggiunto anche quella di arma. Sono riuscita a riprogettarle completamente dopo l'ultima connessione. Quindi sono anche un'arma. Esatto. RC di cordoni. Oh! Adesso ti spiego. Ma quel coso ce l'aveva... Le CA sono connesse all'aldilà tramite il cordone ombelicale, giusto? Il cordone porta la materia del nostro mondo in contatto con l'antimateria del loro. E buh! Una voragine. Ma... come Deadman ipotizzava, il tuo sangue possiede davvero proprietà uniche. E serve a recidere i cordoni delle CA. Perciò ho aggiunto quella funzione. Una volta reciso il cordone, le CA tornano nel mondo dei morti. Niente CA, niente voragine. Vittoria. Però abbiamo anche le armi, no? Però ragazzi, quel tipo simile coltello l'avevamo già visto nel sogno. Il cordone delle CA. Se riesci ad avvicinarti senza che se ne accorgano, sì. Ah, in stealth mode. Ce l'aveva però X. Le super manette recidi cordoni. Esatto. Facciamo una prova. Taglia il cordone che ci unisce. No. No, ragazzi. Brividi e lacrime qua, eh. Dorme profondamente. Le ho dato apposta tanto latte. Fallo e basta. Ti prego, Sam. Liberaci. Questo non era il suo mondo, ma... io non volevo che se ne andasse via. Anche se l'avevo già persa. La verità è che... lei non è davvero mia figlia. La storia dell'attacco e tutto il resto era falsa. No, quello era tutto vero. Le mie ovaie non producono ovuli e l'ocne ha una patologia uterina. Per farla breve, nessuna di noi può avere figli. A me non importava, insomma. Bambini, che me ne faccio, pensavo. Ma mia sorella non la pensava così. Lockne desiderava un figlio per trasmettere i propri geni. Si innamorò di un altro membro della Bridges, ma lui morì in un incidente. Mamma mia, che storia. Lei era devastata dal dolore, e anch'io. A quei tempi, forti emozioni come queste, io le avvertivo in lei e lei le avvertiva in me. Sentivo che voleva unirsi a lui. Farla finita. E così le dissi: facciamo un bambino. Abbiamo preso un ovulo di Lockne, inseminandolo con lo sperma congelato di lui. L'abbiamo impiantato dentro di me. E lì dentro la bambina cresceva sana. Ma poi c'è stato l'attacco. E hanno spezzato ciò che ci univa. Volevo dirlo a Lockne.
ma ero legata a quella bambina. Non me la sentivo di abbandonarla. Ma ho sbagliato. Locke lo deve sapere. È necessario spezzare legami per crearne di nuovo. Non si può rimanere legati a tutto. Se vogliamo riconnettere il mondo, vorrei prima riconnettermi a mia sorella. Ti prego, Sam. Fallo. Oh, ragazzi, è nostra la scelta. Il regno di morti. Tipo. Guardate il BB. Ok, Sam. Portami a casa da Locke. Sam. Mi chiudi la cerniera. È solo che non esco da tanto tempo. Sai, sono troppe cose tutte insieme. Sei sicura? Non sarai claustrofobica dopo l'episodio delle macerie? Starò bene. Basta solo che riesca a vedere fuori. Il calore della luce. La carezza del vento. Il profumo del mondo. È vero, lei non esce da anni. Beati voi. Voi due siete ancora connessi. Ok, Sam. Andiamo. Andiamo, ragazzi, ma se la devo portare fino ad Alocne, cioè sarà un viaggio incredibile. Però la cosa che mi fa strano è che, come dicevo prima, anche una storia che sembrava stranissima, no? Cioè quella che ha una malattia, lei che gli funziona l'utero però non può... No, scusate, non poteva avere figli, insomma, cercano la combo perfetta e poi succede quello che succede ed eccoci che il legame viene spezzato. Ok, Sam. No, nessuno che ci chiama, ok. Ah, sì, sì. Oh, merda! Ero qui ad aspettarti con una bella sorpresa. Ma a quanto pare hai già le mani impegnate. Non fa niente. Possiamo sempre cambiare un po' le regole. Stai pronto, Sam. Ma non possiamo poggiarlo a terra. Arriva. Quanto è affamato. Basta che eviti di farti mangiare se vuoi uscirne vivo. Divertente, no? Per me è uno spasso. Per te sì, ragazzi. Vi devo dire però tantissime cose su X, perché come detto all'inizio della puntata c'era un diario di uno sconosciuto. Vado a correre. L'attacco, corro. Non lo so, ragazzi, però posso cogliere l'occasione di raccontarvi che cosa ho letto in quel diario dello sconosciuto, che secondo me è X, perché questo ragazzo parla
di... È un prepper che ha cominciato a sentire le CA, ha imparato a usare questa abilità, finché non ha conosciuto anche una collega con le Toons, immagino sia Fragile, ed è arrivato ad indossare una maschera, ok? Io ragazzi me ne scappo perché le armi sono troppo inefficaci contro questo nemico. Forse se avessi avuto le granate matiche sarebbe stata un'altra storia. Quindi insomma ragazzi, leggendo queste cose ho pensato, la storia di questo sconosciuto nei 10 diari che ho, ho pensato fosse X. Spiega bene perché ha voluto indossare una maschera simbolo, no? Una maschera mortuaria stile egizia. Noi sappiamo che la questione degli egiziani è preponderante in destino. Ah, così me ne sono andato facile easy. Ce l'ho fatta così, ragazzi. Le CA sono sparite. Ma porca miseria, allora era esattamente come avevo pensato, cioè bastava scappare. Solo che il mostro ha inglobato la mia, come si dice, la mia moto. Allora, ragazzi, va bene, siamo riusciti a scamparla, ma quanto durerà? Perché X, secondo me, non è solamente insomma una minaccia effettiva, vedete che ci sta rincorrendo, ma secondo me è pure una minaccia di quelle brutte brutte che ci vengono a rompere le scatole anche nella testa. È una minaccia anche nella testa. Allora io da qui dovrei arrivare. Mi senti, Sam? L'ospedale in cui mi trovavo venne distrutto da un ponte. Riesco ancora a sentire il rumore che fece prima di tornare. Da allora i ponti mi spaventano la morte. Sì, lo so. È strano, considerando che è il nostro ponte. Ho anche paura del buio. Non dormo più. Non ce la faccio. Io mi ricordo quando ero nell'unicorno. Sì, vabbè. Come è possibile? Ero solo. Sentivo il battito del cuore di me. Quello di me. Eravamo grandi successi. È l'unica cosa prima che nascessi. E poi cercarmi di separarci con il mio amico. Come è successo? Ma eravamo. Ci la mente senza poter raccontare. La sua gioia era la mia gioia. Il suo dolore era il mio dolore. E nessuna distanza era così grande da dividerci. C'è chi la difenderebbe telepatia. Avevamo una spina, solo per noi. Tutti e due. La nostra rete chirale personale, diciamo. Sono stupido. Sono crearne una per far provare a tutti ciò che sentiamo noi. Tutto mi fu chiaro dopo che iniziai a lavorare per la voce. Una rete che può unire tutti noi, a prescindere dalla distanza. Prenderci un lo scopo non sarebbe controllare le persone. Lo scopo sarebbe unire le persone. In un luogo dove condividere il futuro. Potrebbe cambiare il mondo. Con l'aiuto di Amari, completammo il progetto del campo. Dopo l'attacco, in campo, tutto cambiò. Per la prima volta in vita mia, Loki non c'è. Ma ora non sono più solo. La posso sentire di nuovo. Eccoci.
so, ragazzi, perché. Non capisco però perché sta parlando a così a bassa voce. Quindi loro erano gemelle siamesi. Spettacolare sta cosa, ragazzi. Gemelle divise che però mantengono il loro legame nonostante tutto questo, no? Tipo la telepatia. Saranno bloccate chi vuole fare tempo. Accettato. Benvenuto. Comunque sì, sono tornato, ragazzi. È stato lunghissimo. Veramente lunghissimo. Ecco il carico richiesto. Consegna mamma. 55 kg. Avrei detto di meno. Malinger, no. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Ti voglio tanto bene. È bello sentire di nuovo la tua voce. Non avrei dovuto tenerti all'oscuro. Volevo salvarla, ma non ho potuto. Non devi dire nient'altro. Lockne, devi sistemare il suo Cupid. Non ho salvato la bambina, ma tu puoi salvare il mondo. Solo tu. Ti voglio bene. Hai capito? Per sempre. Sempre. E ora? Ricostruisci il mondo, ok? Come hai fatto con me? Ragazzi, momento da lacrime virili. Solo che mi è sfuggito un dettaglio. Perché mamma è morta? Cioè, ricongiungendosi con la sua gemella. Boh. Vabbè, fatto sta, ragazzi. È stato un viaggio lunghissimo. Beh, B ci sta, ci sta. Quante ne ha passate? Non ne avevo idea. Pensavo che avesse reciso il nostro legame di proposito, che fosse fuggita con la nostra bambina. Ho riparato il Cupid, come aveva chiesto. Adesso il limitatore dovrebbe funzionare. Poi c'è un'altra cosa. Prima di mettermi a lavorare, ho dato un'attenta occhiata al codice. Sono sicura che è stato modificato. A meno che la mia memoria non stia perdendo colpi. Il tuo codice è stato riscritto? Riscritto forse è un po' esagerato. Diciamo che non è l'ultima versione su cui ho lavorato. Eppure, grazie a questo, ho potuto finalmente rivedere Malinger. Potremmo aver già trovato il colpevole. È morta sotto le macerie con la nostra bambina ancora in grembo.
Il suo Ka è trasmigrato nell'aldilà, ma là è rimasto qui, legato alla nostra figlia morta. Lei ovviamente sapeva tutto. Per questo teneva una sola manetta. Così non si vedeva nei suoi parametri. Peccato, non ha usato la sua invenzione preferita. Ah, ecco perché, ragazzi. Ah, era già morta. Per proteggere me e nostra figlia. Se non lo spiegate, era normale che mi era sfuggito un dettaglio, capite, ragazzi? Ah, ok. Allora è possibile anche fare questo, cioè morire con il corpo ma non con lo spirito. Comunque, colleghiamo al Cupid anche questa zona. Penso che adesso sarà un nuovo inizio, eh. Sorella, riesco a sentirti. Siamo di nuovo unite. Insieme. Come eravamo nell'utero, ti ricordi? Ha cambiato il colore degli occhi. Lochne. Gialla Lochne. No, vabbè, ragazzi, pazzesco veramente. Pazzesco. Quindi sono di nuovo fuse e connesse. Grazie. Grazie a te, Edge Not City è finalmente raggiungibile. Grazie anche a te, Lochne. Il tuo lavoro contribuirà a far rimanere online la rete virale. Insieme possiamo farcela a spingerci verso ovest. Allora, Sam, c'è un'altra cosa che devi sapere. Abbiamo studiato i dati del tuo presunto incontro con quei soldati. Avevamo una registrazione audio, non sarà esauriente, tuttavia. Le lingue, i nomi e le parole che abbiamo individuato, le munizioni identificate. Tutto sembrerebbe indicare che tu fossi su un campo di battaglia oltre 100 anni fa. Prima guerra mondiale, per la precisione. Non era un sogno, non era un'allucinazione. Forse sei stato trasportato in un'altra dimensione o qualcosa del genere. Vista la discrepanza temporale, forse sei finito su una spiaggia. Non possiamo esserne certi. Tuttavia, mai sentito che una spiaggia diventasse un campo di battaglia. Ma le spiagge sono plasmate dalla volontà delle persone che le popolano. Forse Altman ci darà una spiegazione più razionale. È un esperto di spiagge. Purtroppo è ancora al di fuori della rete chirale. Comunque, ora riposati. È inutile porsi domande a cui non si può rispondere. Ora riposati. Hai bisogno di farti venire a trovare da cosa? Da Emily. Ragazzi, si sta infittendo ancora di più il mistero. Quindi, il salto temporale... non so parlare, annaccia. Vabbè, raga, è inutile che ve lo dico. Se sentite che dico minchiate, sappiate il perché. Ok. È una spiaggia? E allora, noi in che spiaggia andiamo? Nella nostra spiaggia, quella dove vediamo Emily? O è la sua spiaggia, cioè quella di Emily? No, è la nostra. Quella è la nostra spiaggia, allora. Oh, non c'è BB, ragazzi. Ma BB? Lu? Lu! Stai cercando questo? Sorpresa! Fra Giles mi ha rispedito qui. Finalmente ho visitato la spiaggia. Beh, la sua spiaggia. Tranquillo, non sono venuto fin qui per un giro turistico. Il tuo amato BB ha un problema gravissimo. Boom, Deadman, episodio 6. Ce ne eravamo accorti che aveva un problema. Forse ricorderai quando ho spiegato che queste incubatrici collegano i BB tramite la rete chirale alle madri esanimi nel nostro QG. I Bridge Baby sono letteralmente ponti tra questo mondo e quello dell'aldilà. Il loro posto non è qui con noi, né altrove insieme alle CIA.
Il loro posto è esattamente nel mezzo, senza alcuna affinità per un mondo o per l'altro. E BB-28, invece, sembra ora tendere sempre di più verso il mondo degli esseri viventi. Verso di te, Sam. Perché siamo colleghi. Colleghi? Sam, i BB sono strumenti, non esseri umani. Ponte, sì. Bambino, no. Avanti, dimmi qual è il problema. Questo strumento, questa arma, si sta trasformando in essere vivente. Sta prendendo peso. L'attività cerebrale sta aumentando. Sta accumulando i ricordi. BB-28 sta sviluppando una coscienza. Sta diventando un vero bambino. Ma questo non mi sembra un problema. È una macchina, Sam. Fabbricata per uno scopo. Uno scopo irrealizzabile al di fuori della capsula. C'è il 70% di rischio di un danno irreversibile se si cercasse di rimuoverla. Il che non ha importanza, perché a questo punto smetterà di funzionare entro un paio di giorni. Non funzionerà più. Proprio così. Neanche la capsula potrà salvarlo. Si bloccherà. Cazzarola. Che cosa facciamo? Lo resettiamo. Solo che dovrai lasciarlo a me. Taglierò il cordone che vi lega ed eseguirò un'operazione che lo riconnetterà con l'aldilà. Sarà come dargli un colpetto per correggere l'allineamento, per riportarlo nel suo mondo, un mondo a metà tra quello dei vivi e dei morti. Ma te l'ho detto, dovrai farne a meno per un po'. Sicuro che funzionerà? Ma certo! C'è un rischio, però. L'intervento può cancellare i ricordi. I ricordi? Lui mi dimenticherà? Rilassati! Il BB funzionerà di nuovo come si deve. Devi solo fidarti di me. Dammelo. No, non glielo dà. Te l'ho detto, è come un gioco. Basta premere la prova e si ricomincia. Ed ecco una ragione in più per odiarli. Che schifo. No, però ragazzi, se cancella i ricordi, non cancella solo i ricordi di Sam, ma anche quelli Sam. Di Cliff, il misterioso uomo. Ero già molto sporco quando sono tornato dalla spiaggia, ma ora il tuo BB ha aggiunto il danno alla beffa. Sì, sì. Tutti che si fanno la doccia dove sto io. Vestito poi. Però secondo me gli frega le manette. Guardalo. Sembra quasi che... Oh ragazzi, tocca a me. Fai una doccia, non la posso fare. Sembra quasi, ragazzi, che me l'ha buttata lì. E che fai, te ne privi? No che non te ne privi. Eh? Andiamo a dare una sbirciata alle manette? No, non lo posso fare. Nessuno può spiarci qua dentro. Ci siamo solo io e te. Niente registrazioni audio. Niente video per l'analisi della piave. Avvicinati. Che cazzo? Dai, Hartman non lo deve sapere. Hai capito? Ho fatto delle ricerche sui primi esperimenti con i BB. Ufficialmente vennero sospesi dal governo in seguito a una voragine che costò la vita all'allora presidente in carica. Il dossier fu distrutto. La tecnologia BB vietata, giusto? Ma ovviamente, gli esperimenti continuarono in segreto, per diretto ordine della presidente Strand. Bridget. Zitto. Ma i BB furono essenziali per risolvere il mistero del Death Stranding. Oh, quanti progetti aveva per loro.
non dovevano essere semplici rilevatori di CA. Bridget li voleva integrare alla rete chirale per facilitare l'accesso alla spiaggia. Ma nessun progetto è mai giunto a buon fine. E la tecnologia BB è nelle mani dei terroristi adesso. Cosa c'entra Die Hardman? Io ho paura di scoprirlo. Non so per quanto tempo ha lavorato per la Strand. Non so nemmeno il suo vero nome. O che faccia abbia. Forse tu lo sai, visto che lo conosci da più tempo. Lui portava già la maschera a quell'epoca. Forse per un ustione alla faccia. Capisco. Scusa. Tutti i dati risalenti a quel periodo sono segretati al massimo livello. E a quanto ne so, il direttore è l'unico autorizzato all'accesso. Ma la rete chirale può offrire nuove opportunità. Assemblando i frammenti dei dati di pubblico dominio provenienti da tutto il paese, potrei riuscire a mettere insieme altri pezzi di questo puzzle. Fa attenzione, Sam. Ti sorvegliano. Cazzarola! E adesso mi sta venendo in mente che quell'uomo con la maschera, lo sconosciuto di cui ho il diario... Sam, mi hai stupito. Lo devo ammettere. E se fosse Die Hardman invece che X? Porca troia, ragazzi, sto gioco è stupefacente, dai. Però è un ottimo modo per evitare di fare il bucato. Tu aggiusta il BB, ok? Oh no, sarei tu ad aggiustarlo. Non potrei cavarmela senza il tuo aiuto. Controlla il terminale delle consegne per ulteriori dettagli. Quando sarai pronto. Caspiterina, ragazzi, qua la storia si sta facendo veramente troppo intrigata. Mi sta piacendo un sacco. Fatemi sapere che ne pensate. Rianima il BB, aumenta la densità chirale congregando strutture vicino col Cupid. Senza BB però sarà tosta, perché non possiamo. Guarda quanto è triste senza BB. Infatti dice che connetto un cavolo. Che non sappiamo dove sono le CA. Cioè, se dovessimo incontrarle, ragazzi, saranno cozze amare. Deathman mi ha detto che il tuo BB non funziona come dovrebbe. Esatto, Die Hardman. Dovremo sospendere la tua missione principale finché non ne ripristineremo le funzionalità. È l'unica unità compatibile con le DOMS. E dovrai affrontare altre CA man mano che procedi verso ovest. A proposito, Amelie ci ha informato di una fascia di catrame fuori da Edge Not City. Un'enorme regione che pullula di CA, a quanto pare chiamate da X. E per quanto vogliamo che tu la porti fuori di lì al più presto, le tue possibilità di riuscirci senza BB sono ridicole. Quindi ora la tua priorità è far sì che Deadman lo rimetta in sesto. Dato che è qui, magari voi due potreste parlarne di persona. Sam, al momento ho da fare, quindi spero non ti dispiaccia fare tutto via ologramma. Innanzitutto, dovresti collegare alcuni prepper della zona per aumentare la densità chirale. Questo è per potenziare il collegamento tra BB-28 e la sua madre esanime. Chiaramente. Poi, come ti spiegavo prima, dovremo correggere l'allineamento del tuo BB. Per rendere il processo più semplice, dobbiamo distanziarvi fisicamente. Rimarrà qui mentre tu sarai là fuori. Se tutto andrà secondo i piani, il tuo BB riprenderà le sue funzioni. Per fortuna questo ci permette di portare avanti gli altri obiettivi. Volevamo già integrare questa regione nella rete chirale. Quindi stabilisci relazioni con i prepper tramite le consegne e convincili a unirsi a noi. Non è facile insediarsi tra quelle montagne. Ciò nonostante, in molti ci hanno provato. Troverai rifugi sparsi un po' ovunque. Abbiamo un'intera lista di ordini pronti per l'elaborazione. Ma ricordati che hai a che fare con persone che hanno deciso di vivere là fuori. Gente che tiene alla propria privacy. Non illuderti che sarà facile ottenere la loro fiducia. Dovrai convincerli a fidarsi piano piano, un lavoro alla volta. Un'altra cosa, Sam. Per un po' dovrai fare a meno del tuo BB. Questo diminuirà molto la tua capacità di rilevare le CA. Quindi tieni occhi e orecchi aperti se qualcosa ti sembra insolito e stai alla larga dalla pioggia se puoi. Mi
Sì, questi sono i diari dello sconosciuto, come quelli che vi ho già raccontato, però, vedete? Ecco perché ho deciso di usare una maschera. Non una maschera mortuaria, però, ma una per i vivi, per dominare. Oggi è l'ultimo giorno che la mia faccia vedrà la luce del sole. Non ne ho più bisogno, ok? E la questione degli egiziani è importante perché io penso che sia X. Se voi vedete il mantello che ha X, nella parte interna ci sono delle strisce dorate, proprio come una decorazione egizia, ok? Soprattutto perché sotto poi dopo parla del fatto che ha conosciuto la collega con le Dooms, che io immagino che sia Fragile. C'è un'altra cosa importante, in realtà non lo sappiamo, magari potrebbe essere Dai Hartman che ha conosciuto altre persone, vabbè. L'altra cosa che mi fa pensare che sia X è che dice, fa tutto un discorso sul fatto che ci sono i separatisti, i terroristi e tutto il resto, che in realtà sono persone come tutti gli altri, che anche se ripudiano l'idea di una nuova America, hanno comunque bisogno di una guida, e quella guida potrebbe essere lui, ma potrebbe essere anche Dai Hartman che muove i fili dietro le quinte. Oh, fino adesso ragazzi io non avrei mai pensato che lui poteva essere uno snitch. E invece, vabbè, oppure potrebbe essere Deadman che sta facendo lo snitch. Vabbè, insomma ragazzi, non lo so, staremo a vedere.